Salve amici, bentornati sul canale Microorologiaio. Il video che oggi vi vado a presentare tratterà una revisione di un Tissot calibro 2461. Buona visione! Salve amici, eccoci qua per una nuova revisione. Tissot, carica manuale, anni 70. Cominciamo col togliere il fondello. E togliamo le viti ferma movimento. Adesso tiriamo fuori l'anello ferma movimento, che in questo caso è di materiale plastico, in alcuni punti è seccato, come avete potuto vedere si è spezzato. Tiriamo via la vite della rocher e la rocher in italiano si chiama ruota di carica. Adesso svitiamo le due viti del ponte. In questo caso una vite che tiene il ponte tiene anche il cricchetto di carica. Conviene levare la molla perché sennò poi in fase di lavaggio chissà dove va a finire. Guardate quanto sporco che c'è lì nei pressi dell'albero del bariletto. Quello è grasso, graffittato, che ha fatto quella macchia. Togliamo le lancette. E le mettiamo da parte. Il quadrante del Tissot non ha le viti fermapiedini, è su a pressione. Ci sono degli anelli in materiale plastico che fanno da frizione e tengono in sedia il quadrante. Qui c'è un guasto, come potete vedere, è rotta la ruota centro. Infatti è rimasta la chaussée all'interno della ruota ore. Adesso dobbiamo scacciare la parte spezzata della ruota centro che è rimasta all'interno della chaussée, per cui prendiamo un tondino di metallo della dimensione adatta, picchiamo leggermente e facciamo uscire la parte spezzata, che è questa qui. Come si sia spezzata è un mistero. Abbiamo tolto il ponte dello scatto data, adesso togliamo il ponte della minuteria. Quella è la leva dell'avanzamento veloce della data, un sistema brevettato dalla Tissot per niente efficace. Adesso togliamo il ponte principale dei rotismi. Bisogna tirarli via delicatamente perché non sembra, ma anche quando tiri via il ponte c'è il rischio che se un perno
particolarmente sporco appiccicato al ponte, nel togliere il ponte c'è il rischio di spezzare i perni, per cui bisogna fare molta attenzione anche quando si leva, anche quando si levano i ponti. Ed arriviamo alla ruota centro, quella famosa ruota che è rotta. Eccola lì. Questa andrà sostituita, non è riparabile. Prepariamo i vari pezzi nel cestello e li mandiamo al lavaggio. Nel frattempo cerchiamo la ruota adatta nella fornitura. Andiamo avanti con il lavaggio. Recuperato il cestello, movimento bello pulito. Togliamo il ponte del bilanciere con il bilanciere. Adesso è la volta del ponte dell'ancorino e l'ancorino. Mettiamo in posizione la nuova ruota centro, un po' di grasso e mettiamo il ponte nella ruota centro. Ruota scappamento. Ruota secondi, no, ruota media, scusate, questa è la ruota secondi. Come al solito, prima di stringere a fondo le viti, bisogna sincerarsi che i perni siano all'interno delle loro sedi. Ecco, una volta verificato, possiamo andare a stringere le viti. Non ve l'ho detto prima, questo è un Tissot calibro 24-61. Come potete vedere, dopo aver messo in posizione il bariletto con la molla lavata, lubrificata, mettiamo il ponte, mettiamo la molletta del cricco, il cricco con la sua vite, la ruota di carica, un po' di olio sulle leve dell'ancora, ponte dell'ancorino, anche in questo caso leggera pressione con il tastatore. Una volta che i perni sono inseriti all'interno delle loro sedi, andiamo a stringere le viti. Verifichiamo. Allora, dobbiamo far combaciare il bottone del plateau all'interno della forchetta dell'ancora. Allora entriamo a 90 gradi, ruotiamo affinché appunto il bottone impegni bene l'ancorino.
Adesso si lubrifica la contropietra e rimettiamo sopra la pietra. Dopodiché andiamo a rimettere il sistema nella sua sede e chiudiamo la molletta dell'incablock. Bisogna fare attenzione perché ogni tanto si incastra, bisogna essere molto delicati e se no si spezzano subito. Adesso metto la chaussée dopo aver chiaramente lubrificato la parte con del grasso, disco del calendario. La levettina dell'avanzamento veloce della data e il ponte che mi tiene in posizione il tutto. Leva dello scatto data. Questo ponte alla parte interna ha una molletta. C'è da tribulare a farla incastrare bene con la sua leva. Abbiamo trovato una corona adatta al tipo di cassa originale. Abbiamo cambiato anche l'albero di carica. Mettiamo in posizione il quadrante. Adesso facciamo avanzare, facciamo scattare la data. Ecco, una volta che scatta mettiamo le nostre lancette alla mezzanotte. Lancetta di minuti. E la lancettina dei secondi. Adesso rimettiamo in posizione l'anello fermo a movimento con le sue due viti. La cassa è stata lucidata, ripristinata la satinatura superiore. Mettiamo le viti fermo a movimento, albero e corona, nuova guarnizione sul fondello, data della revisione e chiudiamo il tutto. La prova al cronocomparatore è stata già fatta. L'orologio così è terminato. Bene amici, il video termina qui. Se il video vi è piaciuto, come al solito, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di spuntare la campanella così rimarrete sempre aggiornati sui miei nuovi video. Ciao, al prossimo video!